Allora, sicuramente i principi del Festival Mura hanno qualcosa di simile all'hip hop, perché anche l'hip hop è denuncia sociale. Conosco poco il posto, cioè conosco poco questo festival, però da quanto mi è stato spiegato è molto, cioè segue lo stesso filone dell'hip hop, quindi secondo me ci matcha perfettamente. E Luzzati sono super fighi, devo dire che mi ha ricordato un po' Londra a tratti, perché ci sono questi posti con le lucine appese, super presi bene, pieni di gente. Non lo so, mi ha trasmesso questa vibe che era assolutamente positiva, perché a me piacciono un sacco questi posti di Londra e si respira unione, è figo, c'è una bella vibe. Allora, io l'hip hop nel futuro in realtà non lo so, perché ogni evoluzione, cioè, nasce un po' per caso, un po' per, secondo me, per gente che sperimenta delle cose, crea un movimento, poi altri lo seguono, no? Quindi in realtà non saprei dire come vedo l'hip hop prossimamente. Anzi, è una bella sorpresa, ci penso spesso e mi chiedo spesso chissà quale sarà la prossima wave, no? Però alla fine il figo dell'hip hop è che se l'hai studiato o comunque lo studi o vieni dall'hip hop old school, hai delle radici solide e poi, cioè, poi ci si può permettere di provare qualsiasi cosa, ma sai da dove vieni e non fai le robe a di cane come alcuni fanno.